Intanto mi è piaciuto il suo intervento, è importante, poi anche con questa nuova impostazione vescovile che c'ha il bastone, prima manca la mitra, ma devo dire che quando lui fa degli interventi, anche sapendo quel che dice, quando non si può prendere dalla foga nelle discussioni con me, fa piacere sta domanda, così ho avuto anche il tempo di rifletterci un attimo. E devo dire che le due cose invece si aiutano a vicenda, non è che uno escluda l'altra, anzi, prendo atto che tu dici che noi ci interessiamo, se no non saremmo qua oggi sicuramente, con i nostri pregi, i nostri difetti, ci interessiamo molto al movimento giovanile, quello dei giovani, era una tradizione che avevamo dalla scuola. Adesso nella scuola sono arrivati concorrenti, magari anche con più mezzi perché spendono meno soldi per le nazionali, per iniziative anche come queste nuove, no, ci difendiamo anche sempre da questo punto di vista. Il discorso che tu hai detto, come mai c'è anche un tentativo di inserire, guarda, proprio parlando con te o con tanti altri, adesso non ricordo, mi fanno sempre l'esempio, ma c'è il boom del ama voi, ma il boom del rugby, il boom di qui, il boom del... No, noi credo che le due cose possano aiutarsi a vicenda, perché hai parlato della guerra, praticamente lo straniero, perché gli altri che giocano in nazionale signora sono tutti italiani al 100%. C'è stato un inserimento della guerra. Sì, la gran bella. Credo che parliamo della guerra. Credo che tante ragazzine, vedendo i risultati che ha avuto nella nostra nazionale, poi ci sono anche delle regole burocratiche a livello internazionale che magari in senso positivo abbiamo cercato anche di sfruttare. Credo che l'apporto che abbia dato, tornando alla guerra, che potrebbe dare qualche un altro ci fosse, che ha dato la nostra nazionale, abbia incentivato anche delle giovani arrivare e portarsi verso la pallavolo, perché il discorso mediatico è importante. L'altra sera a Sanremo io non sapevo neanche l'origine, che era un argentino, Castro Giovanni di origine. Ecco, evidentemente non ha dato danno. Poi in un caso limitato come il nostro, perché si parla di un inserimento, in un mondo, tu sei reduce, tu eri alle Olimpiadi, quando vedevi che, non dico cosa fa la Francia nel calcio, nel basket, nel rugby, alle Olimpiadi ho visto più negri che vincevano medaglie per l'Inghilterra di sicuramente di inglesi biondi. Perciò se ci sarà qualche campione che magari da anni che in Italia, che da anni anche che si deve spiegare che nel proprio paese non può giocare in nazionale, sono tanti i fattori. Sicuramente credo che le due cose si diano una mano l'una con l'altra. Poi